oltre che essere l'accompagnatore di Athos Enrile, che è uno degli autori del libro che presentiamo questa sera, dovrei svolgere il ruolo di quello che una volta veniva definito il bravo presentatore, e almeno ci proverò, un ruolo abbastanza atipico per me. Stasera abbiamo appunto il protagonista e questo libro che è stato scritto a tre mani e ha contributi di tanti musicisti, tanti personaggi, anche persone che hanno vissuto in diretta quell'evento dal quale sono passati tanti anni, ma che è rimasto nella storia della musica e nella storia, nell'immaginario collettivo. Questo libro è stato pubblicato adesso per la Arcana Editrice, una casa editrice specializzata in pubblicazioni che riguardano appunto la musica e soprattutto il rock alternativo, il rock storico, il progressive e tutto quanto. Athos Enrile, per chi non lo sapesse, è il direttore, fondatore, cofondatore di MAT 2020, una bella rivista che per tanti anni ha pubblicato moltissime cose sia del rock progressivo italiano che internazionale, e ultimamente ha smesso le pubblicazioni come rivista, ma è rimasto un blog seguitissimo che con veramente tantissime notizie e tante cose. Poi in sala avremo quindi la presentazione del libro, magari ci faremo qualche domanda eccetera. Abbiamo tantissimi ospiti, non ve li sto a presentare tutti uno per uno, ma avremo degli ospiti anche direi importanti, spendo anche questa parola. E poi avremo tanta musica, perché in acustico ovviamente siamo in un piccolo ma bellissimo accogliente locale, soprattutto dove vedo che si mangia molto bene, ho fatto anche io l'aperitivo, cosa credete? E quindi alterneremo le parole alla musica in acustico e naturalmente sarà tema Woodstock, pace, amore e musica. Speriamo, un'utopia? Ma speriamo di no. La parola a Athos Enrile e grazie a tutti di essere qui con noi stasera. Mario, non aspetto le tue domande, comunque diciamo che possiamo aprire intanto dicendo che credo che sarà l'unica presentazione delle tante che sto facendo dove è presente una persona che era effettivamente a Woodstock. Trovate voi una persona che è stata 50 anni fa a Woodstock, non è dietro all'angolo, no? Adesso andare dall'altra parte del mondo è relativamente semplice, a quei tempi o ci arrivare per lavoro o ci arrivare per caso. Va bene, chiederemo a lui com'è andata, visto che è qua vicino. Il libro nasce molti anni fa, ma nasce nel 2019, nel cinquantennale dell'evento, ed è rimasto lì in un cassetto per molto tempo, sino a che appunto Arcana non è stata stimolata dall'idea e ha deciso di trasformarlo in un libro, che è quello che vedete qui davanti, mi auguro che qualcuno poi lo comprerà. È un libro che diciamo che sollecita qualche domanda. La prima è: per quale motivo io devo comprare un libro su Woodstock quando ne sono già usciti tantissimi? Beh, questo ha qualcosa di diverso, ha qualcosa di più a mio modo di vedere, nel senso che abbiamo trattato tutto ciò che potevamo trattare nell'anno 69, che è stato un anno di veramente di transizione, di passaggio da un'era ad un'altra. Sono accadute delle cose nel 69 che hanno cambiato la storia dal punto di vista musicale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico, e noi le raccontiamo tutte quante all'interno di questo libro, che è pieno di cose strane. Mi viene in mente, se c'è qualcuno che non è più giovanissimo, chi è che si ricorda l'utilizzo del patchouli? Qualcuno utilizzava il patchouli, no? Marco, tu lo usavi, no? Era un profumo tipico che dovevamo mettere per forza quando andavamo a vedere certi eventi, perché sennò non eravamo da gruppo, no? Dovevamo per forza utilizzare. Tutti questi temi sono stati trattati in maniera approfondita, quindi non soltanto il set musicale, come farebbe chiunque, ma siamo andati oltre. Avevo appiccicato sulla vetrina, sai dove la mamma teneva i bicchieri, queste cose, dietro il vetro, io gli avevo messo una bella patacca con lo stemma dell'Apollo, della missione dello sbarco sulla Luna. Lo sbarco sulla Luna, insomma, mica va bene niente, nel 69, nel luglio del 69, lo sbarco sulla Luna è uno dei tanti eventi significativi.
Dimmi Mario. Ma, niente, intanto volevo chiederti, questo libro è stato scritto a tre mani e con tanti contributi, se ci puoi presentare i tre autori del libro e anche magari i contributi principali dei musicisti che hanno parlato di come hanno vissuto. Sì. Io sono uno degli autori, poi c'è Andrea Pintelli, che è un ragazzo di Parma che ha contribuito sia dal punto di vista dei contenuti, ma anche proprio tenuto i legami con Arcana, quindi è stato anche importante dal punto di vista manageriale. E poi c'è Angelo De Negri, che è un architetto, un designer, che si è occupato un po' del layout del libro. C'è una cosa, secondo me, che è diventata alla fine una peculiarità di questo libro, perché ovviamente non abbiamo potuto mettere le immagini per roba di copyright, per cui abbiamo trovato un escamotage e quelle immagini sono diventate delle vignette. Ve ne faccio vedere una. Queste sono le foto originali trasformate in vignette, per cui chi poi prenderà il libro regalerà una vignetta che un giorno magari potrà avere. Scusa, anche valore. Una domanda, sono fatte a mano o computer graphics? No, è un programma che lui utilizza. Quindi computer graphics, sì, sì. E qui magari posso parlare della copertina mancata, no? Dobbiamo. Ah, intanto ne approfitto di questa breve pausa perché non ho presentato un altro importante persona che ha collaborato, che sta collaborando, ma non è qui con noi, ma non perché gli è successo qualcosa di brutto, perché deve per forza farlo da casa questo lavoro. Ovvero, noi stiamo riprendendo tutto in diretta Facebook sul canale collegato alla mia pagina. Vabbè, io sono Mario Eugenio Cominotti, mi trovate col mio nome, la mia pagina Facebook, come tanti, con una serie di pagine collegate. Una di queste è Underground Flights, voli sotterranei, un ossimoro che mi è sempre piaciuto molto, e sul quale pubblico appunto queste avventure che mi capitano così, anche un po' atipiche rispetto alla mia attività musicale. Quindi lì viene mandata, sempre che funzioni tutto, la diretta Facebook di quello che succederà stasera. Mi dicono che sta andando benissimo. E poi c'è un signore che si chiama, come un grande musicista, almeno di cognome, Andrea Schubert, che è un gallerista, ha fatto per tanti anni il gallerista, aveva una bellissima galleria e lo fa tuttora, fa iniziative varie, ma adesso si è spostato nel virtuale, si è spostato nella rete, si è spostato nel metaverso, e come non poteva non approfittare di questo veicolo. È una cosa ancora poco conosciuta, perché come tutte le cose che sono all'inizio, qualche problema tecnico c'è, qualche problema di comunicazione, qualche problema organizzativo, non è ancora decollato del tutto, ma è uno strumento molto potente, anche se non c'è da pensare che sia chissà che, ecco, non è che ci mangeranno i marziani o i robot. Si tratta solo di un social dove però ci si muove con il proprio avatar in un ambiente 3D, in un ambiente virtuale. Allora, Andrea Schubert è in questo caso l'editore, il gallerista, e mi ha invitato a fare il curatore, niente meno che di un museo del Prog. Si chiama Prog Museum, è uno spazio dove ci sono due sale, una promenade dove visitare alcune opere che ho scelto interattive, si può passeggiare per queste sale, si vedono le copertine dei dischi, si clicca, si ascolta la musica, si visita, si vedono anche altre cose, eccetera. Poi c'è una sala chiamata Auditorium, dove si può di volta in volta proiettare qualcosa. In questo momento, appunto, l'amico comune, ormai comune perché ho visto che anche con Atos si è creato il feeling giusto, sta riprendendo la mia diretta Facebook e la sta rimbalzando nel metaverso, proiettandola sullo schermo di questo auditorium nel Museo del Prog virtuale. Cioè, un po' macchinoso, spero di essere stato abbastanza chiaro, ma chi si volesse collegare sulla mia pagina, su Underground Flights, eccetera, in rete, comunque trovate per i vari canali i link per vedere queste cose, che resteranno pubblicate anche in futuro. Quindi anche chi non le vede stasera poi le potrà ritrovare ancora e noi le rimbalzeremo su me.
scusami Anto se sono stato un po' lungo su questa cosa, però siamo in diretta. È abbastanza importante, ecco, siamo in diretta. Ecco, se mi dici qualcosa invece sui musicisti che hanno dato il loro contributo, cioè, ci sono tanti musicisti italiani importantissimi. Una delle caratteristiche di questo libro è che abbiamo dato la parola ad altri, per cui ci sono Tony Pagliuca delle Orme, Paolo Siani della Nuova Idea, io non so se poi sono nomi conosciutissimi da tutti perché fanno parte comunque di una nicchia, comunque sono, cioè, Mingardi, Andrea Mingardi per dire. Tony Pagliuca. Tony Pagliuca. Erano le Orme, la stilista. Tutti musicisti che Gianni Leone del Balletto di Bronzo, insomma, un sacco Lino Vairetti. Lino Vairetti degli Osanna, tutte persone che hanno dato il loro contributo con grande piacere. Insomma, se abbiamo scomodato personaggi così importanti del progressive rock italiano, vuol dire che c'è della bella sostanza. Scivolavano sui nostri corpi rovinati dal tempo, mentre eravamo ancora alla ricerca della nostra meta. Possibile non avere più nessuno alle spalle, tutti dissolti sull'asfalto viscido? Nemmeno una parola tra di noi, ma la nostra amicizia non era in discussione, solo che erano state usate tutte e per trovarne altre ci sarebbe voluta una nuova occasione, un nuovo dolore, una nuova gioia. E all'orizzonte non c'era niente di nuovo. Le salite, le discese non ci cambiavano il ritmo e forse era solo l'odore delle ascelle che ricordava a tutti e due la pendenza della nostra vita. Anche gli zaini erano leggeri, vuoti, tutto un bluff per mantenere vivo il ruolo. Da 40 anni eravamo alla ricerca dell'incontro perfetto, quello che avevamo mancato quando gli abiti erano ancora integri. Ma nella nostra insistente follia, nel nostro lento intercedere, avevamo perso ogni dimensione temporale, ogni sogno e ci eravamo trovati a vivere camminando, camminare vivendo. E ora, cosa avevamo da chiedere a questa strada bagnata? Cosa si muoveva sotto ai nostri cappellacci luridi e sgualciti? Come potevamo mascherare le ferite su tutte le toppe delle braghe? Si erano dissolte? L'ultima cosa a cui avremmo pensato era voltarci indietro, perché il viaggio doveva continuare. Avevamo doppiato il globo, sempre tenendo il ciglio della strada, mentre al nostro fianco la guerra impazzava, i figli nascevano e i vecchi partivano, e noi sempre a far finta di non essere presenti, e forse non eravamo davvero, refrattari a ogni reazione. Codardi o saggi? Insensibili o virtuosi, perfidi o di buon cuore. Sulla strada avremmo cercato, come sempre, la risposta. Ma forzarla ora, per individuare a tutti i costi il momento della svolta, sarebbe stata davvero una cattiveria.